Allora, iniziamo con una simulazione di evapotranspirazione con il Rio Ressi, cioè con i dati del bacino Rio Ressi. Quindi, guardiamo innanzitutto i dati che abbiamo. Abbiamo detto che a noi servono i dati di temperatura, radiazione netta, pressione e solid flux. Allora, Rio Ressi temp. Ok, in questo caso il Rio Ressi temp ci sono dati. All'inizio non ci sono dati, quindi mettiamoci in un punto in cui abbiamo dei valori. Quindi per esempio facciamo dall'ottobre del 2012. Vediamo se a ottobre 2013 abbiamo ancora dati. Ok. Allora facciamo da ottobre 2012 a ottobre 2013. Quindi 2012, 10, 01 al 2013, 10, 01. Quindi le date le abbiamo sistemate. Poi il sito non si chiama più Cavone, ma si chiama Rio Ressi. L'ID è sempre 1 e il time step è 60. Ora, parametro alfa 1,26, gmorg, gnight, li lasciamo così. Andiamo ai file CSV. Allora, no, scusate. Abbiamo detto che si chiamano Rio Ressi Temp. Vedete, in questa cartella tutti i file hanno davanti il nome Rio Ressi. Quindi io invece di scrivere ogni volta Rio Ressi, potrei anche farlo, ma per comodità posso anche copiarmi la scritta site. Quindi scrivo qua site underscore, site scritto sempre con questa formattazione, quindi dollaro parentesi graffa. E poi qui la temperatura si chiama temp. In questo modo lui leggerà Rio Ressi temp. Quindi questo è un altro modo che potete inserire per leggere i file. Se per esempio li avete tutti nella stessa cartella e avete però dati del Rio Ressi e del bacino sempre Tal dei Tali. Poi questo è Rio Ressi net, quindi ci copiamo qua Rio Ressi net. La pressione, se non mi sbaglio, si chiama Rio Ressi Press, maiuscolo, sì. Quindi qua Rio Ressi underscore press. E poi il solid flux. Dove sei? C'è il Ok, il solid flux del Rio Ressi non c'è. Quindi semplicemente mettiamo none. Quindi o mettiamo il not a number, oppure ci andiamo a creare una serie temporale con uno di quei notebook che vi ho dato. In questo caso mettiamo Rio Ressi None. Quindi sempre Rio Ressi underscore None. Ok. Allora, per quanto riguarda gli output, li scriverò nella cartella Rio Ressi. Quindi posso benissimo lasciare questi nomi, perché tanto cambia cartella. E se tutto va bene, e penso di sì, possiamo andare col run. No, c'è un errore. C'è un errore che mi dice la data non è allineata con l'intervallo. Quindi c'è una data che non va bene.
2015. Ok, c'è una data che non va bene, quindi è probabile che ci sia un file CSV, e so già qual è il NET, sì, che praticamente ha soltanto l'anno 2015. Vediamo se è vero. Esatto. Va bene, allora niente, facciamo la simulazione per l'anno 2015. Ecco, questo è un problema di date, che io non mi ricordavo questa cosa. Quindi facciamo la simulazione solo per il 2015. Allora andiamo dal gennaio 01 al dicembre 31, ore 23. Ok, quindi ricambiamo le date. 2015, 01, 01 alle 00 e poi 2015, 12. 31 alle 23. Ok. Vediamo. Non compare niente, quindi perfetto. Fatto. 3 e 84 secondi. Allora, vediamo se ci ha stampato gli output. Rioressi. Ok, ci sono. Vedete che c'è qui questa cartella, proprio Transpiration Priestly Taylor. Sono delle cartelle che il modello crea quando viene fatto il run, ma se aprite è una cartella vuota, quindi potete lasciarla stare o potete cancellarla, però ogni volta che farete il run lui la creerà, quindi lasciatela stare e va bene così. Quindi andiamo a vedere questi output, Priestly Taylor. Allora. Quindi, vabbè, la prima parte è tutta la parte teorica. Allora, i miei output adesso non sono in Cavone, ma sono in Rioressi. Ok. E Vapotrans Creation PT27. Ok. Quindi continuo a fare il run. Quindi vedete, diciamo, la semplicità, ho lasciato lo stesso nome, quindi cambiando semplicemente la cartella dell'output. Quindi vediamo adesso il plot. Ok. Certo, non è come diciamo, lo voleva il prof, però sicuramente è già più indicativo di quella che è anche l'andamento dell'evapotranspirazione in un anno. Dopodiché la maschera, proviamo a farla di 2 giorni, vediamo che cosa esce. Ovviamente non c'era data. Ho un problema di date. 2015 al 2015. Però io così non l'ho fatta di un giorno, ma di un mese. Aspettate un attimo. 07. 02. Questa data ci dovrebbe essere. Vediamo se è vero. È vero. Ecco, questo è l'andamento dell'evapotranspirazione in 2 giorni. Vediamo il calore latente. Che mi dice però, ah sì, perché dice questo di qua non c'è. E infatti si chiama latent heat PT underscore 27, se non ricordo male. Ok. E il plot ovviamente è uguale a quello dell'evapotranspirazione, però in watt su metro quadro. Ragazzi, avete ottenuto delle cose simili? Avete avuto problemi? Qualcuno lo sta facendo? Sì, a me è venuto uguale, ho seguito. Perfetto. Sono riuscito a seguire. Ok.